Scusi un attimo, che l'ho ritrovato. Vado? Vai. E sappiamo che Vittorio Gassman ha insegnato a tutti noi a essere molto azzardato, e uso sempre questa parola proprio per dire coraggioso, sia nell'affrontare intellettualmente che fisicamente il suo grande magistero di attore. Sono molto contento di essere qua, è una grande circostanza per il teatro italiano, spero di non aver fatto un discorso solo di circostanza. Ringraziamo tanto anche Enrico Rambado, che ha tanto dato al teatro italiano. Borgio Verezzi è famosa fra noi teatranti proprio per la sua grandiosa attività, per questo amore che ha sempre profuso per il teatro e per gli attori. Quindi in centro polivalente si faranno tante cose in questo. Comunque la cosa più importante è che si inauguri un teatro, quindi uno spazio per poter venire, recitare, allestire spettacoli. Questa è la cosa più bella, credo. A Vittorio Gassman, grandissimo, grande, grande collega, che tutti lo ricordiamo con nostalgia, ecco. Siamo riusciti con una fatica enorme a costruire e a dedicare a Vittorio Gassman questo cinema teatro. Per me è un po' la conclusione della mia amministrazione. Io penso ancora di dedicarmi in futuro, però devo dire che già questo è una grande soddisfazione, soprattutto sto vedendo che arrivano parecchi attori che mi sono stati amici e che mi sono stati vicini durante questi anni. Quindi io mi auguro che questo teatro possa vivere e che, come noi vogliamo, viva Gassman in questo teatro. Ecco. Viva il teatro. Quando in Italia ci sono teatri che chiudono, nel frattempo però ne aprono altri, e questo diventa un vantaggio per noi che facciamo questo mestiere. Intitolarlo a Vittorio Gassman credo sia doveroso. In Inghilterra gli avrebbero dato il National Theatre. Borgio Verezzi ha aperto il suo teatro e gli ha dato il suo teatro. Speriamo che si accorgano di dovergliene dare altri in Italia. Meraviglioso, guarda, in tempi in cui i teatri di solito si chiudono, sì, o rimangono chiusi per decenni, il fatto di inaugurarne uno e poi per Vittorio mi sembra proprio una cosa bella. Ma il fatto che intanto sia dedicato a un uomo che ha frequentato tanti campi della cultura e dello spettacolo è un segno bellissimo. Il mio lavoro è proprio quello di contaminare i linguaggi e gli stili, penso che questo sia una casa. Ho detto subito, speriamo che sia acustico. Come va? Perché oggi i teatri sono fatti tutti per il cemento, la porto là giù in fondo, le do un pizzico al culo, vediamo lei se urla tale. Fa molto piacere che questo teatro porti il nome di mio padre, che peraltro era ligure, quindi credo che sia un omaggio importante che questa regione fa a un grande attore. Spero che sia il primo di una serie di teatri che verranno inaugurati a mio padre, dedicati a mio padre nel nostro paese. Sono molto felice, ho avuto la notizia che questa notte alla serata degli Oscar c'è stato un omaggio a mio padre, c'è stato un lunghissimo applauso molto caloroso nei suoi confronti. Questo è il segno che è comunque un attore che non soltanto in Liguria, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo comincia a mancare, insomma, malgrado il Festival di Venezia e tutte le dimenticanze gravi che sono state fatte nei suoi confronti. Mio padre ha sempre lavorato unicamente per il pubblico, ha sempre dato poca importanza alle critiche, poca importanza ai posti di potere, infatti li ha sempre rifiutati, è sempre stato un uomo di teatro, credo onesto, e credo che un teatro in suo onore sia il più grande regalo che gli si possa fare. Da bravo teatrante, appena entrato sono subito andato a vedere la graticcia per vedere quanto è alto, quanto è profondo, cosa ci si può fare, quindi il suo teatro è nuovo e speriamo che lo rimanga a lungo, che venga trattato bene e venga soprattutto utilizzato, perché un teatro vuoto fa sempre tristezza, spero che sia sempre pieno come oggi. Bene, anche perché è una consapevolezza che si è un po' andata perdendo col tempo, insomma, siamo stati tra i più grandi costruttori di teatri nella storia e abbiamo un po' perso questa usanza, ed è bene che si riavvii anche questa. Questo teatro mi sembra avviato a fare una bella figura. Una battuta non è facile qua, però io posso dire una cosa, che qua ci ho lasciato il mio cuore, quindi trovare un teatro dove c'è una poltrona col mio nome e con quello di mia moglie e mia figlia, e a Borgio Verezzi, dove io ho fatto ben 5 volte, Borgiolo 5 feste, è una grande cosa, una grande soddisfazione. Signora, questo è... Non abbiamo capito... Riprende la carriera, perché purtroppo ci ha lasciato molto presto, quindi era già il vector destinato a lui.
e quindi non c'è miglior cassetto che conservare. Ok, possiamo vedere, grazie, grazie. Possiamo vedere, prendo. Ringraziare a nome di tutti noi lei per lei, primo essere il tuo nonno e tutti voi per essere qui, e poi insomma la nascita di un teatro è sempre un momento molto felice per chi fa questo mestiere, e quindi l'augurio adesso è che sì, siamo felicissimi che sia nato e speriamo che lavori il più possibile, insomma, che vengano. Non è un grande teatro, non importa, il teatro, i teatri piccoli sono grandi come quelli grandi, quindi l'importante è che questo teatro lavori adesso e che forse la voglia di farvi scappare per esempio a Cuba con una ragazza così, ma io non ho paura di non aver più quella voglia, l'unico timore che ho io non è neppure la paura della morte, che poi la paura della morte a una certa età proprio la consideri quasi una cosa del tutto naturale, è che rimani solo. Beh, questo è vero, io penso che questo sia il simbolo soprattutto di una grande scommessa e della grande passione per la cultura che il sindaco, l'amministrazione e comunque il comune, la cittadinanza di Verezia ha sempre avuto. Verezia ha salvaguardato Borgio Verezia ha salvaguardato una perla quale Verezzi, ha sempre investito nel teatro ed oggi ha investito in questa straordinaria scommessa che io credo darà spazio a iniziative importanti per il nostro territorio, non soltanto per Borgio ma per l'intero Ponente. Qui potranno svolgersi importanti eventi teatrali, musicali. Noi abbiamo una bella manifestazione che si chiama la Riviera dei Teatri, che coinvolge Alassio, Finale, Loano e credo sicuramente coinvolgerà anche Borgio. Credo che potranno svolgersi qui importanti simposi e convegni, insomma un valore aggiunto importantissimo. Io ringrazio Enrico Rembado e la sua amministrazione per averci creduto. Diciamo che avevo insomma anche un buon attore insomma per questo film, diciamo che il merito va totalmente a mio padre, diciamo quello che forse ho fatto io e che sono stato forse bravo nell'unire, nel collegare certi concetti, certe atmosfere così che ovviamente insomma conoscevo mio padre, insomma sostanzialmente sono stato lì, semplicemente il mio lavoro è stato diciamo al 90% è frutto di amore. Me ne ha lasciate tante di cose, questa è la verità, insomma in quel filmato per la durata stessa del filmato insomma ho potuto mettere quello che potevo, insomma di cose così che mi ha lasciato come padre ce ne stanno moltissime, insomma, e sinceramente non me ne viene neanche in mente una in particolare, non so come dire. Sì, beh, oddio, mio padre poi insomma era un finto timido, io lo sono veramente, insomma lui poi inizialmente era un timido da giovane, insomma, poi il mestiere l'ha fatto diventare così un istrione, insomma. E sono d'accordo sul fatto che c'è anche un minimo, forse, di sensibilità in più, così, insomma.